Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovissimo video. Beh, è un video un po' diverso. Per chi mi segue su Instagram sa che cosa non ho potuto non prendere. Che cosa ho preso? Ragazzi, non potevo non prenderlo. È la mia infanzia. Juan, guardate, fa riflesso la luce. Ma non potevo, me lo tengo più in qua così non fa più riflesso, ma non potevo non prenderlo. Guardate, peluche ufficiale con clip. È fatto così. Poi One con maglietta gialla. Poi c'è anche il logo di Bim Bum Bam, lo vedete qua. Insomma, è fantastico. Questa è la scatola davanti e qui è così di fianco. Dietro e dall'altro lato. Quanto ha costato? Mi sembra sui 16,90 euro, non vorrei sbagliare. Sì, credo di sì. Beh, il prezzo, voi direte, è un prezzo abbastanza alto, sì, però dobbiamo anche fare conto che guardando questo Juanino, io vedo la mia infanzia, quindi ci sta il prezzo. Io l'avrei messo sicuramente un po' più basso, 10-12 euro. 16 mi sembra, 16,90 mi sembra un po' esagerato, sì, come prezzo, però è veramente carino. E adesso lo apriamo insieme. Si tira fuori così dalla scatola. Ha il suo gancetto che voi potete agganciarlo in macchina, alla borsa, è veramente fatto bene. Poi adesso vi metterò anche un'immagine del One originale. Non è proprio uguale uguale, diciamo, perché il naso, ad esempio, qui ce l'ha rotondo, mentre invece nell'immagine originale il naso è a patata. La bocca ci sta, ci sta. Gli occhi sono meravigliosi, ragazzi. Non so se li vedete, ma sono veramente azzurrissimi, bellissimi. Beh, anche qui vediamo la U di Juan. Lo trovo carinissima. Con la sua tutina gialla, vabbè, le cuciture ci stanno anche qua sotto. Scusate la posizione. È fatto bene, sì, è fatto veramente, veramente bene. Guardate, guardate come se gliel'avessero veramente infilata. I calzoni invece sono cuciti, credo. No, anche questi sembrano infilati. Quindi no, 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 veramente. Fatto molto, 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 molto bene. Le orecchie, diciamo che hanno fatto la faccia molto grande e le orecchie un po' piccole a confronto di come è il One Vero. Il One Vero aveva delle orecchie grandissime. Sì, sono grandi, però non come quelle del One originale. Però la cosa più bella sono veramente questi occhi.
che se riuscite a vederli, spero di sì, di riuscire a farveli vedere. Guardate. Adesso trovo il modo. Vedete che colore eccezionale. C'ha tutta questa peluria negli occhi. È veramente, veramente carinissimo. Beh, anche se non è proprio simile a quello che abbiamo conosciuto noi da bambini, certo io non posso dire che guardando questo One io non mi ricordi di One. Cioè, io se lo guardo penso a One. Quindi io lo promuovo assolutamente perché per me è come rivedere la mia infanzia. Lo trovo bellissimo. E poi è così coccoloso, morbido, peloso. Sì, adesso perde anche tanti peli. Però è bellissimo. E io quando lo guardo con questi occhioni azzurri mi rivengono in mente tutti i momenti in cui io guardavo Bim Bum Bam. Erano momenti speciali. Devo dire che in edicola potete trovare One così, con la U, potete trovare One vestito da Joker, che ha... il ciuffo rosa e verde con la bocca col rossetto rosso. Il vestito è rosso, credo. Non mi ricordo. E potete trovare Four. Ecco, però io ho preso questo qui perché secondo me è quello che mi ricorda di più. È il One che guardavo io da piccola. Mi piace veramente, veramente tanto. E poi guardate, c'è là insieme a tutti i suoi cartoni animati. È meraviglioso, meraviglioso. Io lo trovo molto, molto somigliante. Che dite? Ci sta? Ma certo che ci sta. Anzi, l'ho preso proprio perché quando l'ho trovato, ho visto. Ho avuto un flash di quello che facevo da piccola e la nostra infanzia non potevo non prenderlo. È bellissimo. Lo potete appendere dove volete. O in macchina o alla borsa. Alle chiavi mi sembra un po' troppo grande per appendere le chiavi, però se volete appenderlo in macchina. È bellissimo. Io credo che per adesso lo terrò un po' nella sua scatola, non voglio proprio proprio rovinarlo. Voglio che rimanga indelebile. Fatemi sapere se voi avete trovato questi peluche che sono un'edizione limitata, quindi erano già usciti un annetto fa, credo. Però io non lo sapevo, non li avevo trovati. Quest'anno l'ho trovato e l'ho preso. Fatemi sapere se anche voi, quando avete visto questi pupazzini, se li avete trovati in edicola, fatemi sapere, se li avete comprati e se vi ricordano la vostra infanzia. Beh, io quando l'ho visto in edicola, la prima cosa che ho pensato, la mia infanzia. Bellissimo. Fatemi sapere se avete trovato questo uanino, forino o uanino vestito da Joker. Adesso. Se vi è piaciuto questo video, lasciate like, iscrivetevi al canale, attivate la campanella per rimanere aggiornati su tutti i video che usciranno. Potrebbero esserci dei cambiamenti, non lo so. E seguitemi anche su Instagram e Facebook. Vi mando
Un bacio enorme anche su TikTok. Vi mando un bacio enorme, un sorriso grandissimo e vi do appuntamento al prossimo video.